dei suoi territori, la loro interdipendenza, la loro diversità. In questi mesi abbiamo imparato che anche Milano, che rappresenta la punta di eccellenza, non è autosufficiente da sola, non può farcela. La Lombardia è davvero un territorio metropolitano nel suo insieme, attraversato da flussi di persone, di merci, di informazioni, di finanza e di pensiero. Lo diceva con parole acute e profonde un altro autorevole interlocutore intervenuto qualche mese fa. Sto parlando dell'arcivescovo di Milano, Mario Delpini. La regione è di più di Milano e richiede a chi l'amministra uno sguardo che non si concentri solo sulla città. L'attenzione mediatica e l'opinione pubblica sembrano concentrate in modo sproporzionato sulla città capitale, mentre una considerazione sapiente e realistica deve valorizzare la dimensione metropolitana e sa interpretare la ricchezza dei territori nella loro varietà. Lasciare che il territorio si trasformi in una grande periferia è un impoverimento antropologico, culturale, economico, mortificante. È quindi necessario alzare lo sguardo, lavorare insieme ai comuni e alle province, puntare a rendere l'intero territorio lombardo una smart land, esportando anche nelle aree più periferiche ciò che oggi è solo sul capoluogo. Solo una risposta unitaria consentirà di rilanciare la nostra regione e di tornare a promuovere l'attrattività dei nostri territori, facendone riscoprire la bellezza dei paesaggi, le eccellenze culturali, il turismo nelle sue mille forme. Si riparte dallo spirito lombardo, si riparte dalla resilienza e dalla tenacia che hanno contraddistinto la nostra gente in questi mesi. Si riparte da quell'umanesimo lombardo di cui sempre l'arcivescovo Delpini ha ricordato il valore e la tradizione. La Lombardia deve essere lasciata libera di rialzarsi, di ripartire, di competere a livello nazionale e nel mondo. L'autonomia è la condizione per ricominciare a correre e per realizzare la nostra grande ambizione, progettare insieme la Lombardia del 2050. Sono il presidente della Regione Lombardia, sono il presidente di questa giunta, sono il presidente che non si è arreso al Covid-19, che non è arretrato davanti ad una pandemia e non intende arrendersi. E non intende arrendersi innanzi a nulla. Intendo guidare con orgoglio, con rinnovato entusiasmo, con immutata responsabilità questa regione guardando al futuro, guardando all'autonomia non come una mera concessione, ma come un diritto costituzionale. La Lombardia è libera e come tale va lasciata. Grazie.